Eccoci qua di nuovo a Stai con me. È arrivato il momento di presentare un'amica, una collega, un volto noto già nella TV. Prima a Italia 7, poi un anno di pausa e adesso si rimette in gioco proprio qui a Toscana TV. È qui con me Anna Maria Tossani. Ciao Anna Maria. Nicolette, ciao, sono molto felice di essere qui a Stai con me. Allora Anna Maria, come dicevo, dai tuoi successi di Italia 7 alla tua voglia di ritornare in TV, proprio qua a Toscana TV. Di cosa si tratterà il tuo nuovo programma? Beh, diciamo che è una lunga storia d'amore, quella che ha legato me a Italia 7 e al mio direttore. È un programma che aveva raggiunto per tanti anni dei livelli di ascolto e livelli di affezione da parte del pubblico che ancora mi commuovono. È durato veramente più di 13 anni, quindi un programma che quando fu presentato aveva sicuramente i caratteri della novità, perché non tutti avevano puntato su quello che sarebbe stato il cavallo vincente degli anni seguenti, cioè la cucina. È stata una lunga storia d'amore perché la diretta è la diretta, è assolutamente emozionante. L'idea del mio capo di inserire un quiz, quindi un colloquio che quotidianamente ti ponesse anche al rischio delle telefonate in diretta, ma comunque anche alla piacevolezza di un contatto diretto con il pubblico, ha fatto sì che diventasse un programma molto amato. E poi anche il fatto che tutti si cucina per amore, per dovere, per piacere, ma comunque si cucina anche se non proprio per nutrirsi, e quindi l'argomento era molto interessante. Su questo poi c'è stato uno sviluppo per cui non sono più i cuochi che sono diventati i protagonisti del programma, ma tutta quella che è la cultura della tradizione del cibo, il benessere che già in quei lontani anni era importante, legato al cibo, la salute. E quindi veramente la definisco una lunga storia d'amore. Poi la televisione ha cambiato proprietà in seguito a un momento difficile che l'aveva coinvolta, ed io mi sono rimessa in gioco dopo un periodo altrettanto, diciamo, privato, difficile, che però, devo dire la verità, mi ha fatto riflettere su quello che in fondo, ed ecco che rispondo alla tua domanda, sono le cose importanti della vita, e cioè le piccole cose, quelle della famiglia. Ho avuto tempo di riaprire i cassetti dei ricordi. Io sono una nostalgica, chi mi conosce lo sa, sono una persona abbastanza tradizionalista, nel senso che amo valorizzare tutto quello che di bello la nostra tradizione ci ha dato. Certo. Certamente il tempo passa e quindi dobbiamo avere gli occhi aperti, no? Al futuro e anche al contemporaneo. Certo, c'è molta curiosità tra i telespettatori. Il tuo nuovo programma sarà di cucina anche quello o cambierà qualcosa? Beh, non posso vivere soltanto di cucina, anche perché, come ti dicevo, vorrei che ritornasse l'amore per delle piccole cose quotidiane, fra cui anche la cucina, quella in genere che non è solo dei grandi artisti ma è quella della tradizione, l'amore un po' per la famiglia, per le piccole cose, per l'economia domestica. Non voglio dire di fare la signorina come una volta, i consigli di una volta o di Frate Indovino, però dare quella sensazione di vicinanza che io ho sentito, perché in questo lungo anno, ma direi in questi 14, quasi 15 anni di televisione, quindi più questo anno di mio silenzio, io ho raccolto testimonianze tante di affetto che iniziavano sempre con una richiesta diretta di qualche piccolo consiglio. Oggi è semplice aprire un telefonino e avere delle informazioni, ma è molto più bello, molto più intimo avere dei consigli. Allora, i miei sono consigli di: volete risparmiare? Cerchiamo di farlo. Volete avere delle scarpe pulite perfettamente? Facciamolo. Volete saper offrire un omaggio floreale o un dolce se andate a una cena? Volete apparecchiare nel modo giusto? Perché la cucina oggi ha delle dimensioni tali per cui è diventata un salotto, o il salotto è diventato una cucina? Cioè,
tante sono quelle, gli argomenti che possono essere interessanti e anche se lievi. Immagino quindi la scelta del tuo titolo, cara Anna Maria, sia proprio per questo, perché tu voglia rispondere direttamente ai tuoi telespettatori, a chi ti ha seguito anche in tutti questi anni e ti scriveva sempre iniziando con cara Anna Maria, giusto? Sì, devo dire la verità che cara, caro, era un modo affettuoso con cui ci si è sempre rivolti, sia nello scrivere, sia spesso nel dare un consiglio. A me piace molto questo titolo che è stato trovato appunto da una persona che stimo molto e che ha creduto per prima in me, ma soprattutto corrisponde a quella che sono io. Quindi sentirmi dire cara Anna Maria, un po' cara mamma, cara è bello sentirselo dire. Sì, un po' una dire, figura, no? Di riferimento, sì, no? Per certo, tante cose. È anche abbastanza avvicina il caro. Io trovo che la possibilità attraverso veramente il telefonino e internet di avere immediatamente queste informazioni non significhi poi poterle fare nostre. E quindi quelle che sono le ricette di Petronilla, ma le ricette di famiglia, oppure i consigli di una mamma, i consigli di una nonna, comunque erano consigli dettati da un buon senso in epoche diverse, dove sicuramente c'era una diversità pazzesca fra quella che poteva essere definita la borghesia e le persone che avevano meno, e quindi c'era una voglia di risparmiare. Ricordiamoci anche, si parla di nonni e genitori che hanno avuto chi la guerra, chi il dopoguerra. Oggi di guerre e dopoguerre ce ne sono talmente tante, ci sono terremoti, ma il terremoto veramente provoca, per esempio, la totale assenza di tutti quelli che sono i tuoi punti di riferimento. Ed ecco che ritornano e capisci quali sono. I punti di riferimento sono la casa, gli oggetti, la quotidianità, il fatto di poter accudire, affidarsi, e secondo me tutto questo è molto bello. C'è una voglia un po' di ritornare all'origine, no? Ma sì, in America parlano di questo backshifting, cioè ingranare la marcia all'indietro, perché prima c'è sempre questa voglia di fare, di mostrare, di raggiungere anche economicamente, sicuramente delle soddisfazioni, e poi molti capiscono che bisogna fermarsi, perché fermarsi significa guardarsi dentro e allora riappropriarsi di spazi che sono spazi che danno la possibilità di leggere, di pensare, di avvicinarsi alla preghiera, chi può, di avvicinarsi alla natura, a chi ha i nipoti, insomma di ricomporre un quadro intimistico, certo, di cui alla fine si ha veramente bisogno. Oggigiorno manca, diciamo, perché questa è la verità. Non possiamo dire che non ci sia, però sicuramente se riusciamo a valorizzarlo meglio è tempo meglio speso, esatto, perché è per noi. Quindi io che cosa ti dico, Anna Maria? Io ti auguro il meglio e ti faccio un grande in bocca al lupo per la tua nuova avventura. Io, Nicolette, dico a te, cara Nicolette, in bocca al lupo, e sto con te a questo punto. Grazie Anna Maria, saluto tutti i telespettatori a casa e ci vediamo domani.